Ciao a tutti, bentornati sul canale. Scusate la mega assenza, ogni volta comincio un video scusandomi per qualcosa, però mi rendo conto che è davvero un pezzo che non faccio video. Quindi sono tornata per parlarvi un po' delle ultime letture. Ci eravamo lasciati più o meno a novembre, ottobre, non mi ricordo, e ci eravamo lasciati parlando di, come al solito, Ali Smith. Ve lo cito perché nel video precedente ve l'avevo solo mostrato e ve ne avevo parlato un po'. Così, en passant, vi lascio il video comunque sopra, nelle i. Ve lo cito di nuovo, semplicemente per il fatto che a breve, in teoria, dovrebbe uscire Winter, ovviamente, perché questo quartetto è interamente centrato sulla contemporaneità, di conseguenza dovrebbe uscire il secondo volume del quartetto. Come saprete, io amo questa autrice, ve ne parlerò anche fra poco con un altro libro. E penso che questo libro sia veramente non solo uno dei migliori che ho letto l'anno scorso, ma probabilmente uno dei migliori che io abbia mai letto. Ali Smith riesce a creare delle storie di base molto semplici, perché se vogliamo rinchiudere, diciamo, questo libro in solo una frase, è l'amicizia fra una ragazza. Che da quando è bambina è amica con questo suo vicino di casa che è molto molto più vecchio di lei. Quindi nel momento in cui diciamo li incontriamo noi, sono lei una ragazza sui 30 anni e lui un anziano in un letto di ospedale. Però impariamo molto di più su di loro. È un libro sulla contemporaneità, dicevo, però non è quel tipo di contemporaneità che se lo andiamo a rileggere l'anno prossimo suona già vecchio, quasi ridicolo, assolutamente no. Io non so Ali Smith come faccia, ma è bravissima. Comunque, dicevo, ve ne avevo già parlato nel video precedente, quindi niente, ve lo volevo solo ricitare perché appunto dovrà uscire il secondo. Spero a breve. Il libro successivo sono in realtà due, nel senso che per il gruppo di lettura, quello sulla letteratura in traduzione, dovevamo leggere The Meursault Investigation di Kamel Daoud, che è questo autore, credo, sempre algerino, sì, algerino, che ha vinto tipo un, boh, un fottio di premi, fra cui il Goncourt, che sapete che è un premio importantissimo in Francia per le opere prime. Il libro, uno, non mi è piaciuto, e due, racconta la storia che è originariamente in Lo straniero di Camus dal punto di vista del fratello della persona che viene uccisa qua. Quindi praticamente non è un vero e proprio retelling, ma più o meno, nel senso che incontriamo questo personaggio in un bar che così straparla e racconta la sua versione dei fatti, alla ricerca appunto della verità su quello che è successo al fratello e perché gli è successo, eccetera. Ecco, io questo libro non l'ho neanche finito, penso che mi mancassero un paio di capitoli, niente di più, però io l'ho trovato molto irritante. Ha un modo di scrivere che fortunatamente non vuole andare a imitare appunto Camus, di cui comunque posso accennarvi qualcosa dopo, perché non l'avevo mai letto Camus. Però al tempo stesso ha un modo di scrivere che io ho trovato veramente fastidioso, un modo di scrivere compiaciuto e una storia che, non so, raccontata così non era così necessaria in un certo senso. E secondo me c'è stato tutto questo cancan intorno, perché cioè, se voi guardate ci sono tipo quattro pagine solo di complimenti, no? Di estratti da recensioni online e di riviste importanti dicendo che è bellissimo, è stupendo, è sensazionale. Non so, a me non ha preso più di tanto, non l'ho, cioè, pensavo che mi avrebbe anche in un certo senso fatto entrare di più forse nella cultura, nella società algerina, perché in cambio alla fine non, questo non c'è, ma non è così. The Outsider di Lo straniero è in questa nuova traduzione in inglese di Sandra Smith, che è una traduttrice americana.
L'avevo sentita parlare alla London Book Fair e aveva proprio parlato di questo libro dicendo che lei per ritradurlo e per entrare ancora di più nella prosa dell'autore si era andata a riascoltare dei nastri dove lui, l'autore stesso, leggeva l'opera e quindi ha detto di aver basato anche molto la punteggiatura della sua traduzione sul modo in cui lui in cui leggeva. Quindi, ad esempio, al posto di una virgola dell'originale, ha messo dei puntini di sospensione in un punto perché Camus, quando l'ha letto, ha fatto una pausa molto lunga. Quindi già ero molto interessata a questa cosa e in questa edizione qua c'è proprio una prefazione della traduttrice che spiega anche perché, insomma, The Outsider in inglese, perché l'étranger è un termine molto complicato da tradurre in generale, quindi se vi può interessare, questa è l'edizione della Penguin Modern Classics. Anche questo mi è piaciuto, no, non mi ha irritato, ecco, questo sicuramente no, però non mi ha aperto un mondo come avrei immaginato. È sicuramente una storia sui generis, ma quello lo sapevo, insomma, perché sapevo più o meno di cosa si parlasse, no? Di questo uomo che praticamente no, non prova sentimenti. Quindi muore sua madre come niente, ammazza una persona così a sangue freddo senza nessun motivo e come niente. Però ecco, mi sarei aspettata qualcosa di più, no, non so bene cosa, però. Ho sentito come se mancasse qualcosa, come se per me non funzionasse appieno il suo modo di scrivere e non riuscissi in un certo senso a entrare del tutto nella sua filosofia in un certo senso. Cosa che invece non mi era successa con Sartre, che ho spesso sentito associato appunto a Camus, la nausea invece mi aveva fatto veramente innamorare. Vabbè, amen. Passiamo a una raccolta di poesie di cui tutti stanno parlando al momento, che è Milk and Honey di Rupini Kaur, non so come si pronunci. Lei la potete seguire anche su Instagram, quindi se non siete del tutto convinti da questa sua raccolta, la potete appunto seguire su Instagram perché ne pubblica molte e il suo stile è quello di avere le poesie scritte tutte in minuscolo con delle illustrazioni fatte da lei, tipo questa. È un libro sicuramente interessante ed è vero che è adatto per chi non è molto abituato a leggere poesia, e io mi ci metto in mezzo. Penso che un po' tutto il mondo sia paese perché ho sentito anche tante booktuber inglesi dire che a scuola la poesia viene insegnata in un certo modo e quindi. Per quello ci sentiamo sempre tutti un po' timorosi nell'affrontare la poesia da soli, senza qualcuno che ci spiega a che cosa dobbiamo stare attenti, cosa dobbiamo ricercare. Perché appunto, come avete visto, le poesie sono proprio brevissime. Ce ne sono alcune un po' più lunghe, ma non credo che nessuna superi la facciata, insomma. Cioè, per dire, questa è una delle più lunghe, secondo me. In ogni caso, tratta tematiche d'amore, quindi la nascita dell'amore, il proseguire di una relazione, la relazione che finisce, ma parla anche di un'altra faccia dell'amore che è quella ovviamente negativa. Io l'ho trovata molto bella, molto toccante. Alcune poesie mi hanno veramente parlato in un certo senso di me stessa. Altre ho fatto più fatica a immedesimarmi in un certo senso e penso a comprenderle fino in fondo. Però secondo me è veramente un bel libro e appunto è un buon approccio alla poesia perché a me non ha fatto sentire per niente intimidita come di solito la poesia fa perché è talmente accessibile, talmente alla portata di tutti che quasi fa sembrare la poesia facile in un certo senso, anche se chiaramente non lo è.
finalmente recuperato White Teeth di Zadie Smith, che gli avevo fatto vedere in un book haul un po' di tempo fa e che si io ho con questa copertina orrenda, con presumo gli attori sì, della serie che hanno fatto per Channel 4. Copertina orrenda. Allora, parliamo di White Teeth. Di per sé mi è piaciuto. Di per sé la Smith penso che sia una delle scrittrici più brave dei nostri tempi. Mi piace molto come scrive, mi piacciono molto soprattutto i suoi saggi, i suoi articoli. Con i romanzi mi rendo conto faccio un po' più fatica. Sicuramente mi è piaciuto di più di NW, che non mi era piaciuto per niente, ma per me c'è sempre qualcosa che non quadra. Il fatto che questo romanzo venga definito anche dickensiano forse però avrebbe dovuto, non lo so, fare suonare un campanello d'allarme nel mio cervello perché, come sapete, se mi seguite da un po', io e Dickens non andiamo d'accordo. Non credo che sia del tutto corretto definire questo romanzo dickensiano se non per il fatto che ci sono veramente molti personaggi. Secondo me troppi, o meglio. La Smith è veramente bravissima a caratterizzare i personaggi e ci si affeziona a tutti, anche a quelli più antipatici, a quelli più negativi in un certo senso, a parte forse un paio che proprio non li sopportavo, però lei riesce proprio a farteli conoscere. Tuttavia, il fatto che ce ne siano così tanti fa sì che tutte le storie che riguardano il singolo personaggio, quindi le storie singole, che poi vanno a confluire nella storia generale, appesantiscano un po' il romanzo. La storia è ambientata, cioè parte nel 1975 a Londra e va avanti fino agli anni 90, primi 2000, e vede diversi personaggi, potrei anche farvi vedere da questa bellissima copertina, no vabbè, però segue principalmente un uomo inglese che sposa questa ragazza di origini caraibiche e due coniugi, due marito e moglie, insomma, che sono emigrati a Londra dall'India in cerca di un futuro migliore. E questo poi a loro si aggiungono i loro figli, quindi la coppia mista, diciamo, ha una femmina e invece la coppia di indiani ha due gemelli maschi. Tutto appunto ambientato a Londra, quindi se ovviamente l'ambientazione vi può piacere, è veramente molto ben fatta. Sono proprio, sembra proprio di girare per Londra in alcune zone che appunto lei cita. Però ecco, io ho trovato che nonostante sia veramente molto divertente, sia molto ben scritto e abbia un ritmo incalzante, verso la fine, quindi secondo me dalla più o meno metà in poi, si perde un po' e soprattutto il finale è molto veloce. Io mi sarei aspettata, dopo insomma un libro di una discreta lunghezza, di vedere il finale, ecco, essere chiuso in modo un po' più completo. Però è anche vero che, insomma, Zadie Smith ha scritto questo libro a 24 anni mentre studiava a Cambridge, quindi io chi cavolo sono per poterle dire, scusa Zadie, però avresti potuto fare così. Quindi, ecco, uno deve anche ammettere, i propri limiti prima di andare a puntare il dito contro qualcun altro. In ogni caso, è un libro che sono stata contenta di aver letto e sono curiosa di leggere il suo nuovo Swing Time, che credo stia traducendo, stia traducendo Silvia Pareschi. E niente, se l'avete letto fatemi sapere, e se avete visto la serie TV fatemi sapere anche quello perché, cioè, questa copertina è proprio brutta. E secondo me hanno anche scelto male alcuni attori, ma vabbè. Vi avevo promesso Ali Smith di nuovo e infatti eccoci qua con Artful. Artful non credo sia stato tradotto, ma come sempre sotto trovate tutte le informazioni e se sapete più di quanto trovate nell'info box, ditemelo così correggo l'info box. Questo, se non erro, era nato come una serie di conferenze, in un certo senso, che lei aveva fatto presso l'Università di Oxford, sì, di Oxford nel 2012. È un libro molto particolare. Ogni volta che devo parlare del libro di Ali Smith comincio così, ma è quello il punto, che sono libri difficili da contenere in una scatola ben precisa. Questo
Questo parla di lutto, parla di una coppia dove una delle due donne muore e l'altra quindi è costretta ad andare avanti con la propria vita e a fare i conti con questa perdita. Come vi avevo accennato per Autumn, anche qua c'è un po' di influenza della fantasia sulla realtà. Nel senso che ci sono dei momenti quasi surreali. Qua c'è un momento in cui la persona che narra la storia vede la sua compagna tornare in vita, quindi ricoperta tipo di terra, odorante ovviamente di marcio, di putrefazione, e che chiaramente insomma è una cosa abbastanza surreale. Però nonostante ciò non c'è mai un punto in cui non si capisca cosa stia succedendo, un po' come in Autumn. Artful è un libro difficile da definire perché parla di tutto ciò che può esserci di universale, e però credo che il filo conduttore per poter in un certo senso cercare di definirlo sia l'arte, che cos'è l'arte, che cosa l'arte può fare per noi, che ruolo ha nelle nostre vite. E niente, come dicevo prima, è veramente difficile discutere dei libri di Ali Smith in modo molto generico senza raccontarlo tutto, proprio perché bisogna leggerli. E una cosa che amo è che ci sono sempre i riferimenti anche artistici che lei cita, quindi ci sono immagini, per me lei è una grande e basta. La smetto di blaterare. Ho letto poi il secondo volume di Paper Girls, che come sapete mi piace tantissimo. È ancora più bello del primo, secondo me, è ancora più avvincente, succedono un sacco di cose. I colori sono sempre più o meno gli stessi, quindi palette sul blu, violetto, a un certo punto anche più sul rosa. Però niente, rimane sempre un fumetto che mi piace tantissimo e non vedo l'ora che esca il successivo, ma non sono sicura di quando uscirà in inglese. Ultimi due libri, uno che ho finito e l'altro quasi. Quello che ho finito è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Saprete che Paolo Cognetti è un autore che mi piace tantissimo e questo è il suo primo, direi, romanzo. Sì, perché sì, o meglio, romanzo più in senso tradizionale, se così vogliamo, tra virgolette, ed è con Einaudi invece che Minimum Fax. Questa è la storia di. È una storia di formazione essenzialmente, perché il protagonista, nato a Milano e vissuto sempre lì con la sua famiglia, tutte le estati andava in montagna. E qui diventa amico di un bambino che invece è nato ed è sempre vissuto in questo piccolo paesino sperduto fra i monti. E nasce questa amicizia che non si basa su molte parole, ma che non ha neanche tanto bisogno, ecco, di chissà quali discorsi fra i due. Però non è semplicemente la storia appunto di questa amicizia, è la storia anche di una vita, se vogliamo, la vita del protagonista, la vita della sua famiglia. E come sempre Cognetti riesce a portarci dentro il mondo che ci sta raccontando. Io per dire non sono mai stata in montagna, ma mi sembrava di essere lì, cioè mi sembrava di camminare insieme a loro, di vedere il panorama dall'alto di una vetta, di sentire la fatica, di sentire il freddo, di sentire l'acqua del ruscello che andava verso valle. È un romanzo bellissimo, il finale è tristissimo, io ho rischiato veramente di piangere sull'autobus quando l'ho finito e come sempre Paolo Cognetti secondo me è uno degli autori migliori che abbiamo. Se lo avete letto fatemi sapere perché sto spingendo perché il mio ragazzo lo legga, così almeno ho qualcuno da tartassare nella vita reale, però nel frattempo se c'è qualcuno nei commenti non mi lamento. E infine, romanzo che ho quasi finito. In italiano è Gli ospiti paganti di Sarah Waters. Cosa dire di questo romanzo? Allora, l'avevo cominciato veramente pompatissima e fino
è diviso in parti. Mi sembra che le prime due o tre parti mi sono piaciute tantissimo e le ho proprio divorate. È stato anche, diciamo, un caso che il mio volo verso l'Italia fosse parecchio in ritardo, quindi almeno ho potuto ammazzare il tempo sull'aereo, perché adesso la nuova politica è farti aspettare seduto dentro l'aereo leggendo questo libro, quindi me la sono un po' passata. Ed è una storia veramente interessante, che è un po' difficile definire se è più una storia d'amore o più un thriller, se vogliamo. È ambientata negli anni 20 nel sud di Londra, quindi la location già mi piaceva in partenza, perché mi piacciono molto gli anni 20 e chiaramente mi piace Londra, e racconta di questa ragazza che vive con sua madre in una casa che ormai è troppo costosa per loro, nel senso che i fratelli di questa ragazza sono morti nella prima guerra mondiale e il padre è morto di recente. E ha lasciato in eredità assolutamente dei grandi debiti. Quindi loro si trovano costrette ad affittare una parte di casa loro per poterci guadagnare qualcosa in un certo senso. E questi ospiti paganti, appunto, sono una giovane coppia sposata da un paio di anni. Lui lavora in una società di assicurazioni e lei è questa donna molto affascinante, giovane, un po' bohemian, se vogliamo, che quindi comincia a decorare la casa in modo particolare, quasi esotico, se vogliamo, ecco, vederla con gli occhi di un inglese degli anni 20. E fra appunto la ragazza, la protagonista Frances e Lillian nasce questa amicizia che però diciamo si sviluppa sempre di più in un certo senso. Non voglio raccontarvi troppo della trama perché il punto focale di questo romanzo è proprio la trama, è proprio la storia che viene raccontata, quello che succede. L'ambientazione secondo me è fatta benissimo, anche la descrizione dell'abbigliamento, dei capelli, delle abitudini anche dell'epoca, quindi cosa si faceva quando si usciva, per dirne una. Sono veramente ben fatte e secondo me la Waters sicuramente è bravissima in questo. Non, tra l'altro non credo che questo sia il suo primo romanzo ambientato negli anni 20, credo che lei scriva comunque libri, romanzi storici sempre ambientati a inizio secolo scorso. In questa edizione poi, tra l'altro, non l'ho ancora letta queste cose qua, però l'ho vista sfogliando, l'ho visto che ci sono delle domande per i gruppi di lettura, che ho trovato una cosa molto carina. Perché anche se uno non lo legge con un gruppo di lettura, può essere interessante avere qualche punto di riflessione in più. In più ci sono 10 romanzi che l'autrice consiglia, romanzi scritti negli anni 20, e poi c'è anche un'intervista con l'autrice dove parla anche della sua ispirazione per il romanzo, ci sono anche delle foto, quindi è davvero molto carino. Dicevo però che ad un certo punto mi ha un po' stufata, nel senso che succede una cosa nella storia molto importante, però ad un certo senso la narrazione va un po' in stallo, nonostante sia una cosa che sconvolge il lettore, mi sembra come se la storia non proseguisse altrettanto velocemente come la prima parte. Ora io non so se questo sia voluto, perché ovviamente non avendo finito non mi manca tantissimo, insomma. Però non avendo finito non posso avere, ecco, la certezza che questo fosse l'intento dell'autrice. In ogni caso, è sicuramente una lettura molto avvincente e che intrattiene. Secondo me, se avete voglia di un romanzo interessante, bello, trainato appunto dalla trama, ma che non sia, ecco, un romanzo pesante o di lettura particolarmente difficile, io ve lo consiglio sicuramente. So che qualcuno sicuramente l'avrà letto fra di voi perché ne avevo parlato sotto a un video di Liz Charmel, quindi fatevi sentire, io nel frattempo cerco di finirlo e basta. Direi che la smetto di blaterare perché questo video mi sa che è venuto fuori lunghissimo. Come sempre, se avete letto qualcuno di questi libri, ne parliamo sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!